Il nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a Campo di Pietra. Siamo praticamente all'ingresso della quarta edizione di Il Cammino della Speranza, la rappresentazione sacra recitata della Passione che viene portata in scena nella Domenica delle Palme da un gruppo molto ampio di persone sotto il coordinamento di Associazione Genitori per il Futuro con la collaborazione della parrocchia San Martino Vescovo e del Comune di Campo di Pietra. Molto coinvolgimento ma anche estrema cura nelle scene e nel racconto di quelli che sono alcuni passi fondamentali della vita terrena di Gesù, con delle sorprese ci hanno annunciato per quanto riguarda poi la resurrezione. Quindi diciamo anche una prospettiva sicuramente positiva, non soltanto nella costruzione di questo progetto in qualche modo di fede e anche di vita che condividono coloro che hanno realizzato questa iniziativa, ma diciamolo pure con un accento molto spiccato sul futuro e sulle prospettive. Dunque vediamo insieme proprio queste scene con, vediamo, molta cura, sono stati allestiti dei veri e propri set all'interno del centro storico di Campo di Pietra, un paese a pochi chilometri da Campobasso che si è sviluppato moltissimo negli ultimi decenni, una nuova urbanizzazione ma anche un centro storico per lo più sconosciuto, invece bellissimo. Vediamo insieme dunque Il Cammino della Speranza. Ecco Marta. Oh Signore! Qui mio fratello sarebbe ancora vivo, ma io so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà, perché io so, Signore, che tu sei il figlio di Dio, il Cristo venuto sulla terra per salvarci. Dove l'avete sepolto? Vieni, Signore, vedrai. Lazzaro! Vieni fuori! Lazzaro! Vieni fuori! Gianluca Cefaratti, sindaco di Campo di Pietra, dunque Il Cammino della Speranza, l'associazione dei genitori verso il futuro, la parrocchia, il comune che fanno appunto l'unico fronte, è un discorso di fede ma anche di coinvolgimento sociale profondo. Un notevole coinvolgimento, basta pensare ai 250 figuranti per allestire le nuove scene. Un coinvolgimento non solamente di cittadini di Campo di Pietra, ma anche di alcuni cittadini dei paesi limitrofi fino ad arrivare a Boiano. Quindi siamo enormemente soddisfatti, c'è un lavoro dietro enorme e di questo davvero va ringraziato in primis l'Associazione Genitori per il Futuro di Campo di Pietra con tutti i suoi associati, ma tutti quali hanno contribuito in questi giorni, in queste settimane alla preparazione di questo evento che per noi è molto molto importante. Anche perché è un evento che l'anno scorso per una serie di motivazioni non si era fatto, quindi tornare sulla scena a distanza di 2 anni credo che sia meritorio per tutti. Ecco, un ritorno sulla scena con grande coinvolgimento ma anche con diverse novità. Siamo in corso d'opera, fra poco comincerà la rappresentazione, ma vediamo ad esempio artigiani, una sorta di museo di quello che è il nostro passato contadino e poi la volontà proprio di far rivivere dei piccoli angoli del borgo di Campo di Pietra sconosciuti ai più. Molti pensano che Campo di Pietra sia quel grande paese che si è sviluppato a cavallo tra gli anni 90 e 2000, però c'è una radice storica veramente molto bella. Ma questa è una valorizzazione sicuramente importante di Campo di Pietra, lo facciamo già con Jazz in Campo e viene ripetuta in queste ore con la Passione. Noi siamo per rafforzare davvero questo binomio molto importante tra tradizione e cultura, riscoprendo quello che abbiamo e quello che c'era nel centro storico. Va dato atto a coloro i quali hanno preparato e allestito le scene, davvero che sono stati in grado di riproporre angoli molto molto belli e di adornarli nel giusto modo per far sì che siano ancora più belli di quanto siano in realtà. Certo, un'ultima parola spendiamo invece per i genitori per il, diciamo, verso il futuro, è un po' il senso anche di un paese che è molto dinamico con una grande forza che risiede appunto nelle famiglie, soprattutto le famiglie con bambini relativamente piccoli e tanti genitori che vogliono far qualcosa per mettere in moto e tenere sempre in caldo questa macchina.
Ma l'Associazione Genitori per il Futuro è un'associazione che ha radici profonde in questo territorio, ormai credo che abbia 15 anni come esperienza associativa ed è davvero importante per tutto quello che riescono a mettere in campo e per quello che hanno messo in campo. Io credo che la loro presenza sul territorio e la loro presenza al fianco delle istituzioni, in particolare dell'amministrazione comunale, è importante per l'amministrazione, è importante per le famiglie, è importante per il territorio, è importante per tutte quelle persone che davvero credono che oggi più che mai ci sia bisogno di una collaborazione attiva e attenta su qualsiasi fronte. Il cammino della speranza, una passione vivente, ma anche un modo diverso per vivere le parole del Vangelo, ma anche per vivere il territorio dei nostri piccoli comuni. Sì, è vero, questo è un avvenimento molto importante, molto bello, e mi fa piacere anche nella mia veste privata di venirlo a vivere. Sono convinto che per i molisani è importante viverle queste cose anche attraverso i mezzi televisivi, e Telemolise, diciamo, lo dico nell'ambito proprio del mio ruolo, è molto attento a questi avvenimenti che evidenziano molto le tradizioni locali, e questo dal mio punto di vista è fondamentale. Ecco, una realtà, il Molise, in cui non c'è tantissima cronaca ma c'è moltissimo da raccontare su queste cose, si dà visibilità ampia al lavoro, al sacrificio di tanti, si dà anche in qualche modo, diciamo, si perpetua, si lascia un ricordo di quello che accade e lo si condivide con tante persone sia nel Molise ma anche all'estero tramite il web. Sì, è vero, valorizzare queste tradizioni e perlomeno esplicarle, renderle visibili al pubblico, questa è una cosa fondamentale, molto importante, perché valorizza le tradizioni stesse che diciamo dal nostro punto di vista sono veramente una cosa da tenere sempre in seria considerazione, da tramandare negli anni. Lo chiedo a te, Giuseppe. Secondo te, qual è il cuore della legge? Ascolta, Israele. Tu amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, con tutta la tua forza. Questo è il massimo comandamento. Tu dici bene, Giuseppe d'Arimatea. E non sei lontano dal regno di Dio. Ma c'è un altro comandamento. Ed è più grande, più forte e più importante. E quale? È quello che devi amare il tuo prossimo più di te stesso. Ma chi è il mio prossimo? Pensateci bene. Il tuo prossimo è tutto ciò che ti circonda. Gesù! Fermati, donna! Gesù! Come vai? Lasciate! Non vuoi entrare? Lasciate! Vattene via da questa casa. Ascolta, Simone, falla passare, siedi. Signore, ti chiedo perdono, Signore. Perdono? Ma quale perdono? Vai via, vattene via, via da qui. Ti prego, Gesù. Simone, siediti. Lasciami chiedere perdono al mio Signore, lasciami. Rabbi, tu non sai che tipo di donna è questa. Mandala via. Non è la benvenuta in questa casa e in questa tavola. Lei deve andare via. 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 Ascoltami, Simone. Ascoltatemi tutti. E guardate questa donna. Guardatela bene. Quando sono entrato in questa casa, voi non mi avete versato acqua sui piedi, non me li avete baciati e non avete usato né unguenti e né profumi. E tu, donna, tu hai peccato tanto, di peccati ne hai tanti, ma ti saranno tutti perdonati.
Sta perdonando. Solo perché hai tanto amato. Grazie, Gesù. E adesso alzati. E ascoltami. Io ti perdono, ma ricorda che chi ti ha salvato è la tua fede.